Giovedì 19 novembre, un centinaio di persone si sono ritrovate nella chiesa dei Santi Alessandro e Margherita per dare l'ultimo saluto a Monsignor Renzo Marzorati, prevosto di Melzo tra il 1990 e il 2014, scomparso a 85 anni a causa del coronavirus. I funerali si sono tenuti quella stessa mattina presso il Duomo di Milano, ma il sacerdote è stato portato a Melzo su sua esplicita richiesta per essere seppellito nella cappella destinata ai parroci melzesi. Prima di essere accompagnato al cimitero per la sepoltura, nella chiesa che era stata la sua casa per 14 anni, si è tenuto un momento di preghiera alla presenza delle autorità, dei cittadini e dei sacerdoti che con lui hanno condiviso una parte del cammino pastorale, Don Angelo Curicelli e Don Carlo Cardani. Il dono più grande che Don Renzo ci ha lasciato è la sua testimonianza nella fede, ha detto il prevosto Don Mauro Magugliani, invitando la comunità a pregare per il Monsignore. Una cerimonia resa ancora più emozionante dalle note dell'organo della chiesa di Sant'Alessandro, suonato dal maestro Maurizio Mannucino, che ha scelto come brano la corale per organo di Johann Sebastian Bach, brano che lo stesso Don Renzo ha indicato come melodia per l'ultimo saluto alla sua amata Melzo. Don Renzo sarà ricordato in tutte le messe che saranno officiate a Melzo questo fine settimana.